Buongiorno a tutti e benvenuti a questo terzo webinar di Trading Library in collaborazione con Five Rocks Capital. Insieme a me, io sono Simone Dosoli di Trading Library e insieme a me ci sono Tiziano Cagalli e Denis Moretto, appunto, di Five Rocks Capital. Abbiamo cominciato questo percorso didattico sul trading in opzioni con Five Rocks ed ora appunto siamo al terzo capitolo dove vedremo le opportunità di mercato. Grazie alla piattaforma di Five Rocks Capital. Non vi, come dire, annoio ulteriormente con la presentazione del webinar e passo subito la parola a Tiziano Cagalli e Denis Moretto. Quindi auguro buon webinar a tutti. Buongiorno a tutti, questo è il nostro terzo appuntamento e vedremo appunto le opportunità di mercato che si possono presentare facendo le strategie in opzioni. Quello che noi faremo oggi sostanzialmente prevarica un po' il programma. Noi dovremo prima conoscere le greche, che sono i parametri di controllo delle strategie, e poi vedere effettivamente il nostro quello che vi faccio vedere oggi. Invece preferisco, portate pazienza, ma preferisco farlo in questo modo, cioè prima vediamo l'utilizzo di quello che noi faremo e poi il perché lo facciamo, lo vediamo dopo. Quindi sostanzialmente proprio la parte matematica, la parte forse più interessante o delle opzioni, lo vedremo nell'ultimo capitolo dei nostri appuntamenti. Quello che vediamo oggi sostanzialmente sono appunto le opportunità di mercato. Per fare questo noi dobbiamo fare, il trader deve fare sostanzialmente, se vuole appunto guadagnare, deve porsi una domanda: quale o quali sono i titoli sui quali bisogna andare a lavorare per avere il nostro trend che definiremo, non so, se noi stiamo cercando un trend rialzista, che noi definiamo un trend long, oppure un trend ribassista e cerchiamo un trend short. Quindi dobbiamo cercarci le nostre opportunità. Noi sappiamo che però i titoli sono tantissimi e ricercare i titoli grafico per grafico diventa veramente quasi impossibile. Dovrei aprire ogni grafico e star lì a vedere, verificare come sono posizionati e poi farmi la mia analisi, se ritengo di essere capace a fare una bella analisi, un'analisi tecnica. Allora, quello che vi voglio fare vedere sostanzialmente è come facciamo noi di Five Rocks a proporvi delle strategie. Appunto, nel servizio di strategie operative noi vi proponiamo delle strategie, non ce ne sono centinaia, ma ci sono le 20-30 strategie settimanali selezionate per titolo e per trend. Allora vi voglio far vedere come noi lo facciamo, oppure quelle cose che bisogna fare, in modo che così sia anche se doveste fare questo abbonamento e quindi ricevere strategie, riuscirete poi a seguire le strategie e farle anche sapendo come noi abbiamo cercato e costruito questa opportunità di trading. Allora, vediamo un attimo. Io ho aperto adesso quello che vedete davanti è sostanzialmente il software che si chiama BitTrader, ma potete utilizzare qualsiasi altro software, per carità. Questo è il software BitTrader che viene offerto in abbonamento da PlayOption. Quello che mi serve sostanzialmente per seguire quello che vi ho detto prima è una watchlist. Quindi io mi prendo una watchlist qui, clicco e mi apro sostanzialmente una selezione di titoli che posso verificare in un'unica schermata. Allora, aggiungiamo dei simboli. E naturalmente qui c'è la possibilità di caricare una lista di simboli, quindi io mi farò una lista dei simboli che mi interessano, che vanno anche per il mercato sul quale io voglio operare. Adesso noi faremo come mercato, scelgo il mercato italiano, perché io faccio il mercato italiano, massimo il mercato europeo,
non vado nel mercato americano, ma solo per questioni di orario, perché mi piace lavorare durante gli orari italiani. Allora, vediamo un attimo, praticamente cosa possiamo fare. Praticamente noi adesso abbiamo la nostra selezione di simboli, dobbiamo selezionare i nostri simboli. Qua incomincia a essere la prima cosa da fare, cioè il mercato. Quindi clicco sulla capocolonna mercato, lo trascino nella, qui sopra dove lo sto mettendo adesso, in questa, e mi vengono quindi rappresentati i vari mercati. Apro il mercato che mi interessa, quindi il mercato MTA in questo caso, e ho tutti i titoli che sono quotati nell'MTA e censiti nel software. Vedete che ce ne sono di due colori come scritte, sono in nero e sono in blu scuro. Quelli in blu scuro sono quelli che hanno le opzioni. Noi parliamo di opzioni e quindi saranno quelli i titoli che mi interessano. Quindi dovrò selezionarlo in base anche al fatto che abbiano o meno le opzioni. Quindi andrò a cercare la colonna opzioni e farò la stessa cosa che ho fatto prima per il mercato, cioè ci clicco sopra e la trascino in alto. Cosa vedrò a questo punto? Avrò la selezione del mercato MTA di tutti i titoli che sono senza le opzioni oppure con le opzioni, che è quello che mi interessa. Quello che vi voglio far vedere, che forse non tanti sanno, qui partiamo dal numero 24 e arriviamo al numero 96, quindi sono 72. La differenza, quindi ci sono 72 titoli che, sul mercato italiano che hanno le quotazioni in opzioni. Quindi magari ci sono dei nomi che magari non sono sempre sulla bocca di tutti, per esempio la Tamburi Investments, so, guardiamo qua, non so, Safilo, nomi piccoli, OVS, Piaggio, non so, ecco. Ricordatevi, prima industrie, ricordatevi che ci sono anche questi titoli, per cui anche loro hanno la loro volatilità, hanno le loro opzioni e hanno i loro trend, quindi possono essere anche loro dei papabili. Allora, per il momento, quindi si parte con tutti prima e poi pian piano si cancellano i titoli che non interessano. Adesso io, per fare, siamo in un filmato, quindi devo fare una cosa che rientri dentro i tempi di registrazione. Quindi selezioniamo un titolo, ne selezioniamo un pochi, tanto per farvi vedere come funziona. Nella realtà sarebbero da selezionare tutti. In questo momento, come vedete, si popola la nostra watchlist. Ecco, e incomincia, i market maker cominciano a mandare i vari highlights, che sono i colori rossi e verdi che vedete, sono i prezzi che cambiano. A questo punto io ho una lista di simboli, questa qui è una lista a caso, ma poi nella realtà sarà la lista dei miei simboli, cioè quelli che mi interessano. Magari faccio una divisione dei simboli per capitalizzazione, perché hanno dei dividendi, per settore, in modo che non avere un portafoglio, il portafoglio si intende più di due strategie, no? Quando ho una strategia sola, quando ne ho due, ho due strategie, ma nello stesso tempo ho anche un portafoglio. Quindi magari un portafoglio diversificato, in modo che se un settore va in crisi, non mi va in crisi tutte le mie strategie, insomma, sostanzialmente. Quindi diviso per settori e poi il software questo lo permette, anche diviso per correlazione, in modo che non siano tutti correlati, in modo che se un titolo scende, non mi scendono tutti. Insomma, questo è un po' il sistema con cui noi facciamo le strategie, ma con cui i trader professionisti fanno le strategie, cioè vanno fatte così, insomma, cercando di ridurre al massimo i rischi, perché noi tutto sappiamo, riusciamo a individuare tutto, però il mercato poi fa quello che vuole. Quindi noi dobbiamo essere convinti di quello che facciamo, se no non faremo mai nulla, ma dobbiamo anche essere convinti che potrebbe essere sbagliato e quindi avere già pronto tutte le nostre sistemi, i nostri sistemi di difesa. Allora, il primo sistema di difesa è quello intanto di fare appunto un portafoglio diversificato non correlato.
E dopo ci sono le varie mosse che, appunto, nell'abbonamento delle strategie operative di FiveRocks vengono eseguite nel caso in cui il trend venga sbagliato. Allora, selezione dei simboli, dicevo. Qui adesso abbiamo i nostri simboli. E come facciamo a selezionarli? Beh, per esempio, possiamo prendere un indicatore da mettere sulla watchlist, quindi la metteremo qua di fianco alla watchlist, e una cosa che mi interessa è naturalmente quanto i titoli abbiano corso e in che posizione siano, cioè invece di guardare il grafico, guardo sostanzialmente la posizione del prezzo attuale dell'asset che sto guardando rispetto a un time frame che ho selezionato. In questo caso io ho selezionato 250, 249 barre fa, cioè circa un anno di tempo. Qui posso selezionarne finché voglio, ma sostanzialmente questo è il modo con cui lavoriamo, circa un anno di distanza. Allora cosa possiamo sapere? Li organizziamo, eccoli qua, vedete, e sappiamo che per esempio il titolo Davide Campari ha fatto da 249 barre a questa parte il 30%, quindi ha già fatto il 30%, è un titolo che è quanto gli manca per arrivare all'highest high, cioè al massimo di quello che ha fatto durante questo lasso di tempo, non gli manca niente perché è proprio sui massimi, quindi è sul massimo, 41% dal punto più basso che ha fatto, quindi vuol dire, immaginatevi, con questi numeri dovete immaginarvi il grafico, perché allora ha un senso l'utilizzo, no? Se ha fatto il 30% dallo start e poi ha fatto il 41% dal minimo, vuol dire che sostanzialmente ha fatto una piega verso il basso e poi è ritornato in su, quindi ha fatto una V. E qui ci dice appunto la strada che occorre per arrivare al massimo, siccome sul massimo non occorre strada, e per arrivare al minimo mi tocca fare il 29% di discesa. Allora, questo titolo, per esempio, potrebbe essere interessante, e poi vediamo come, potrebbe essere interessante per magari cercare una strategia ribassista, quindi un titolo che è sui massimi. Adesso noi dobbiamo verificare se sui massimi continuerà a stare sui massimi o se invece sarà rimandato indietro. Sappiamo che poi se viene rimandato indietro, poi faremo le nostre analisi, come vi farò vedere dopo, e quindi è un titolo sostanzialmente che sul quale si costruiscono strategie in discesa. Quindi i titoli che sono saliti, che stanno salendo, si fanno strategie di discesa, quindi non trend following, ma al contrario. Quindi prendiamo per esempio un titolo che al contrario ha fatto e adesso sui punti minimi nel suo momento. E quindi vediamo che per esempio, trascuriamo un attimo Banca dei Montepaschi, che ha avuto una storia un po' per conto suo, è il primo titolo che, fra quelli che abbiamo messo qua nella nostra selezione, vediamo che abbiamo Anima Holding. Anima Holding ha fatto meno 40%. Allora, se ha fatto il meno 40%, provate a seguire questo ragionamento, poi magari non so se riuscite a farlo vostro. Se io prendo un titolo che ha fatto il meno 40% e so qual è il motivo per cui ha fatto meno 40%, vale a dire, senza entrare nella politica perché non mi interessa, no? Le elezioni hanno fatto sì che sono saliti, che è salito lo spread. Questo è un titolo, Anima Holding è un titolo finanziario. Quindi lui ha subito questo evento, c'è la Brexit. Cioè ci sono i dazi appunto americani, quindi c'è un motivo per cui lui è sceso, perché se noi scegliamo un titolo che sta scendendo perché gli affari non vanno bene, allora cioè non dobbiamo scegliere quel titolo, noi dobbiamo scegliere un titolo che scende per motivi contingenti, ma che comunque produce utili. Per esempio Banca Intesa è scesa,
da 3 euro è arrivata a 2 euro, ma lei ha fatto un utile comunque uguale in linea agli altri anni, trimestrale 4 miliardi, quindi dai dividendi esattamente come prima. Quindi dobbiamo cercare dei titoli che sono scesi per dei motivi, quindi hanno perso valore di borsa, ma non hanno perso la capacità di creare valore. Perché questo? Perché una volta che dovessero finire i valori che, i motivi per cui lo tengono giù, il titolo, lui partirà e ritorna ai suoi valori consoni, che sono quelli normali. Se sposate questa teoria, allora noi sappiamo che, per esempio, Anima Holding ha fatto il 42%, ha perso il 42% con tutto quello che c'è stato fino adesso. Per cui se adesso andremo ad analizzarla, ci sarà chiaramente meno probabilità che faccia un altro 40% di discesa, se ne ha già fatto 40, voglio dire, se no non ci rimane più niente. Quindi prendiamo un titolo che molto difficilmente può scendere ancora, no? Visto che sta recuperando un po' adesso dal minimo che ha fatto, quindi è nella fase di salita. E per arrivare al suo massimo che aveva fatto, all'83%. Quindi un bel numero, l'83%, cioè 83%, vuol dire che se io faccio di 1%, ne ho 83% di 1%. E siccome le strategie in opzioni guadagnano se il titolo sottostante si muove percentualmente, del 10%, voglio dire, del 15%, del 20%, quindi più si muove, più guadagnano, loro hanno il loro delta, ma però più il titolo si muove, più guadagnano. Allora noi dobbiamo cercare un titolo che abbia perso del valore, che lo stia per recuperare, qui è la difficoltà appunto del trader, che lo stia per recuperare, ma che ne abbia tanto da recuperare, non che abbia 6% per arrivare ai valori massimi, perché con un 6% noi poi nella strategia in opzioni è un derivato, guadagniamo, rischiamo di guadagnare poco. Allora, se e poi non è chiaro, basta che questo webinar è registrato, quindi la potete risentire nuovamente, risentite tutti i commenti che ho fatto. Arrivati a aver scelto il titolo, cioè prendiamo questo, perché questo è il migliore, su questo abbiamo già parlato, apriamo il nostro grafico, daily. Lo portiamo così. Cioè, sostanzialmente noi già prima di aprire il grafico sapevamo come era fatto. Cioè, era una cosa che era scesa del 40%, era salita, se non mi ricordo di era salita del 13%, che è qua, vedete? Eccolo qui. E adesso appunto sta navigando. Adesso vediamo un attimo secondo le nostre analisi che faremo. Allora, intanto abbasserei un attimo, perché mi interessa più gli indicatori che il grafico. Ecco, quindi diminuirei l'effetto ottico sul grafico per lasciarmi un pochettino più di spazio all'indicatore. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare dei supporti e delle resistenze, perché noi sui supporti e sulle resistenze lavoriamo, ci posizioniamo gli strike, sappiamo che se un titolo viene, appoggia su un supporto e poi su quel supporto effettivamente rimbalza, abbiamo il nostro trend. Per trovare questi supporti e queste resistenze ci sono diversi sistemi, che sono appunto sistemi che fanno parte dell'analisi tecnica. Io oggi ne utilizzo uno, che è uno dei miei favoriti, ma ognuno utilizzi il suo, perché comunque il sistema che vince non si cambia. Quindi, se voi avete il vostro sistema per trovare il trend, utilizzate il vostro. Allora, io vi faccio vedere un sistema intanto statico, usiamo i Fibonacci sostanzialmente, e quindi sono proprio delle linee che hanno dei numeri precisi. E poi vedremo invece un trading system. Come si può utilizzare la ricerca del trend o con supporti e resistenze oppure con un trading system. Quindi questo è quello che
faremo adesso. Allora, è un drawing, è un disegno esattamente Fibonacci, troviamo i ritracciamenti di Fibonacci. Li piazziamo i ritracciamenti di Fibonacci partendo sull'ultimo swing che ha fatto, quindi lo tracciamo tra il minimo e il massimo dello swing e abbiamo i livelli di Fibonacci e le estensioni. Allora, siccome i numeri che sono qua sono coperti un po' dal grafico, noi spostiamo verso sinistra il grafico in modo che ci lasci libero, sostanzialmente gli diamo magari 300 pixel di spazio che ci lasciano liberi i numeri in modo che noi possiamo vederli bene. Ecco qua. Cosa vediamo? Vediamo sostanzialmente che il nostro titolo Anima Holding in questo momento ha perforato a ribasso uno dei numeri di Fibonacci rapporti di Fibonacci, quindi non è certamente il momento di fare il trend a rialzo su questo titolo, ma non oggi, ma non è distante comunque, quindi aspettiamo o che il prezzo ritorni sopra la linea 78,6 che è il rapporto di Fibonacci, quindi 3,65, quindi è un numero, quindi riusciamo a individuarlo, quindi o che ritorni sopra qui, oppure che arrivi al golden ratio, che è il 61,8, cioè il più importante dei rapporti di Fibonacci, sostanzialmente. Aspettiamo che arrivi a questo punto e che qui venga rimandato verso l'alto. E in quel momento noi possiamo far partire la nostra strategia. Quindi, sostanzialmente, basta che scriviamo degli alert. Adesso non vi spiego come si fa a mettere degli alert sul software, se no è una giornata dedicata all'utilizzo del software. Si mette un alert e quindi avremo selezionato con la watchlist i nostri 10 titoli che sono pronti per il nostro trend e su questi 10 titoli avremo messo gli alert. Quindi, senza che noi andiamo a ricercarne altro, vedete che nella giornata di oggi o domani o lunedì o martedì qualche alert verrà fuori, quindi noi partiremo su qualche titolo per poter fare la nostra strategia. Questo sistema è il sistema statico, supporti e resistenze. Potrei invece cercare di fare delle strategie utilizzando dei trading system sostanzialmente. E quindi come farei? Anzi, volevo togliere. Quindi togliamo il Fibonacci e mettiamo un trading system. Trading system potete mettere naturalmente quello che desiderate voi, il vostro trading system. Io per il momento ve ne faccio vedere uno, che è quello che utilizzo nella maggior parte dei casi. Stavo vedendo se riuscivo a averlo come indicatore, penso di sì. Sì, ce l'ho come indicatore. Ecco, volevo darvelo. Perché ecco, così se io ve lo metto come indicatore, eccolo qui. Se lo metto come indicatore avete anche i parametri per potervelo costruire eventualmente su un altro software se non avete questo. E quindi in questo modo riuscite a vedere che i settaggi sostanzialmente in questo indicatore che è formato da due bande di Bollinger e una linea di regressione, vedete anche i settaggi. Quindi il periodo delle bande di Bollinger è 20. Poi ci sono due coppie di bande, appunto, sono due coppie di linee, quindi una è tarata a 1,6 deviazione standard, l'altra a 0,83 deviazione standard, che corrisponde al 50% di probabilità, e la linea di regressione che ha sette periodi. Il tutto fatto su una media mobile
semplice, quindi le bande devono venire calcolate su una media mobile semplice. Quindi avete i parametri per poter costruire anche voi l'indicatore che vedremo adesso. Quindi lo applichiamo e vedo che si vede, magari lo editiamo un po' più forte, cioè aumentiamo i pixel in modo che si veda meglio l'indicatore sotto, ecco, così un po' più grosso si vede un po' meglio. Come è fatto? Beh, allora, sembra una cosa anche qui, guardate, di una semplicità incredibile e di un'efficacia veramente molto in un punto dove si veda bene, per esempio. Eccolo qui. Noi abbiamo due bande, vedete queste tratteggiate che sono in colore arancione, sono le più grandi come bande, quindi sono quelle che abbiamo tarato a 1,6. Poi abbiamo due bande nere in mezzo, che sono quelle che abbiamo tarato a 0,83, e poi vedete che corre una linea verde-viola, assolutamente, che è la linea di regressione. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'attraversamento, come funziona sostanzialmente questo trending system, ma l'avrete già anche capito, che all'attraversamento della linea di regressione, all'attraversamento della linea di regressione sulle bande più esterne ci dà il segnale di entrata. Quindi prendiamo questo punto che si vede bene, mi prendo invece del punto d'oro un riflettore così riuscite a vederlo meglio. Allora, questo punto identifica un trend in salita, quindi quando la linea di regressione mi tocca la banda di Bollinger inferiore, quindi questo sistema lo chiamiamo Bobao, mi dà sostanzialmente un trend in salita. In un trend in salita poi vedremo che strategia costruire in opzioni. Quindi ho un trend in salita, ho un trend in salita che, se è forte, arriva fino alla seconda banda, cioè quella nera. Quando tocca questa banda qui, è come una corsa a staffetta, immaginatevi. Chi comanderà, cioè chi mi dirà che il trend ha smesso di essere rialzista, è questa banda, la violazione di questa banda, cioè il rientro del titolo su questa banda, non più su questa. Quindi questa mi dice che il trend è rialzista, adesso sarà questa che me lo dovrà negare. Poi invece qui continua a essere rialzista, mi tocca la terza banda, quindi sarà questa banda che mi dirà se il trend non è più rialzista e quindi io dovrò entrare in correzione con le mie strategie, e quindi non più questa ma questa. Poi invece continua e io ho l'attraversamento dell'ultima banda. L'ultima banda, ed è proprio la violazione al ribasso dell'ultima banda, perché è lei adesso che comanda, quindi si passano la staffetta una all'altra e mi dice il trend di salita è finito. Vi faccio vedere per semplicità questo è un trend, dice trend in salita, io ce l'ho, non è di colore verde, immaginatevi che sia di colore verde come qua, insomma, vedete? Quindi trend in salita, mi tocca la prima banda, quindi sarà questa che comanderà, e in effetti il trend di salita si ferma, non arriva a quest'altra, ma torna indietro, viene negato e tocca questa banda. Allora vuol dire che viene negato, la correzione sulla mia strategia la farò su questo punto. Quindi da qui era long, continua a essere long. Qua invece è negato, cioè non aspetto che arrivi di nuovo qua, mi fermo qua. Come vedete, assumono delle posizioni abbastanza orizzontali le bande di Bollinger, per questo motivo ne vengono usate quattro, in modo che la conferma di un segnale o la negazione di un segnale non sia molto distante come prezzo, quindi non avere delle grosse differenze di prezzo da quando mi dice che è longa a quando mi dice che è short. Sostanzialmente cerchiamo che i valori siano più o meno quelli. Per
Per far sì che sia così, bisogna che le bande siano, che la linea su cui io ho la negazione sia piuttosto parallela, come questa. Vedete che più o meno il punto è questo, quindi non perdiamo molto di efficacia. Bene, quando noi avremo un segnale di questo tipo, quindi long, perché noi stiamo cercando su questo titolo un segnale long, metteremo in piedi la nostra strategia. Vediamo poi che strategia mettere in piedi. Vediamo un attimo anche quant'è il movimento che c'è da qui a qui. Tanto per avere un'idea, prendiamo una linea che ci misuri, uno strumento che ci misuri la percentuale di movimento. Da qui ad arrivare alla negazione del titolo, non so se riuscite a leggere il valore della banda, vediamo un po' se riesco a formattarlo. Mettiamo questo, vediamo un colore che si veda meglio, che non so quale sia. Proviamo il nero. Sposto un attimo. Abbiamo il 13,9%, quindi un movimento di questo tipo è 14%. Quindi scorrete un grafico e vedete è veramente molto grosso. Per esempio, vediamone un altro qua. Scusate. Da questo punto abbiamo un 8%. Da questo quando viene, qui bisogna vedere se è stato negato o no, non lo so, o questo, viene. Abbiamo il 20%, quindi cioè abbiamo un'infinità di 14, 20, cioè di movimenti ne abbiamo tantissimi, quindi quello di cui noi abbiamo bisogno per la strategia che andremo a fare è proprio il movimento e quindi sostanzialmente noi sappiamo che la nostra strategia che andremo a costruire dovrà dare dei risultati all'interno di movimenti che sono, abbiamo visto adesso, attorno al 14%, perché queste sono più o meno le estensioni che hanno questi movimenti. Questo titolo ha una sua caratteristica, un suo DNA. Quindi su Anima Holding fa strategia rialzista appena toccherà il suo supporto e quindi tornerà sopra. Oppure con il sistema del Bobao, quindi non importa come, ma dovremmo fare una strategia che ci dia un risultato con un movimento che sia attorno al 10-15%. Bene, a questo punto allora apriamo la nostra strategia. Qui se vi siete dimenticati le varie tipologie di strategie, basta che vi riguardiate il filmato del webinar che abbiamo fatto per quel precedente, cioè il secondo che abbiamo fatto. Allora, per fare questo, noi dobbiamo utilizzare uno strumento che ci permetta di muovere i prezzi, perché quello che vi voglio far vedere è costruire una strategia e poi modificare e poi vedere appunto che cosa avverrà nel momento che si muova il sottostante di una certa percentuale. Quindi dobbiamo andare già in una tavola che ci permetta di fare questo, ed è quella del, vedete, qui c'è scritto what if, che vuol dire che cosa se. Quindi noi entriamo qua, mi chiede di acquisire la superficie di volatilità, non vi sto, la devo acquisire, ma ci vuole un secondo. Perché acquisiamo la superficie di volatilità? Cioè vuol dire che noi stiamo acquisendo sostanzialmente il metodo con cui il market maker quoterà le opzioni. Perché voi sapete che le opzioni sono quotate dai market maker in base alla volatilità del titolo e all'aspettativa che ha il market maker. Quindi io devo avere, per poter fare un'analisi
che abbia un senso, e adesso lo vedrete, cioè se io proietto e dico se il titolo fa il 10%, che prezzo avrà la mia opzione? Come faccio a farlo se non so il market maker che metro usa di calcolo? Cioè lui quanta volatilità implicita ci mette adesso? Perché questo è il punto. Se voglio un'analisi di scenario che sia il più possibile simile a quello che effettivamente succederà, devo conoscere il market maker e la volatilità che lui ci applica, cioè lui so che adesso ce l'ho, ho la sua superficie di volatilità, quindi so esattamente per le call e per le put quali sono le sue modalità di prezzaggio delle opzioni. Per cui i prezzi che adesso io andrò, che vedrò sostanzialmente, non vedrò più bid-ask perché non mi interessa, non c'è più, ma vedrò un prezzo unico. Ecco, questi sono i prezzi che ci sono al mercato in questo momento e quando muoverò, vi faccio vedere come funziona, adesso noi faremo una strategia, poi andremo qui in questa parte dove si può modificare il prezzo del sottostante o direttamente sopra o con movimento percentuale, potremo modificare la volatilità, cosa che non faremo oggi perché non conosciamo, non ne abbiamo ancora parlato, della greca appunto che controlla la volatilità, ma che sarà importante e lo faremo nel prossimo webinar. E possiamo muovere, impostare i giorni. Quindi lo scenario che noi possiamo crearci è fra quanti giorni si può spostare il prezzo e la nostra strategia in opzioni che costruiremo con la solita chain delle opzioni, questi sono gli strike, queste sono le put e queste sono le call, noi costruiremo la nostra strategia. Allora, lo facciamo subito e facciamo una strategia sostanzialmente rialzista, perché abbiamo detto di farla rialzista, ma poi dipende poi dal trend, insomma, tutta l'analisi che noi abbiamo fatto era riferita a una strategia rialzista. La facciamo già con una quantità, intanto vediamo se la figura che viene è quella che vogliamo, quindi devo vendere sopra, esatto. Allora, io ho una strategia adesso, voi vedete qua, nel riquadro in alto qui, si è formata sostanzialmente la nostra strategia. Che cos'ha? Il prezzo del sottostante è qua, dove ho il mio riflettore in questo momento. Questa blu è la linea dello zero. Questo forse non lo vedete bene, ma è di colore verde scuro. Questo è il nostro payoff, cioè che cosa succederà alla scadenza di questa opzione, perché voi sapete che le opzioni hanno una scadenza, una maturity. In questo caso, qui è scritto tra parentesi, questa opzione ha 62 giorni di maturity nel suo interno. Bene, questo che tipologia di strategia è? Riguardatevi il filmato precedente, quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Questa è una strategia in cui il prezzo è nell'area di perdita, non è nell'area di guadagno, è qua. Quindi sostanzialmente io ho convenienza, perché le opzioni sono una coperta stretta, cioè se io volessi il prezzo qua sarebbe meno guadagno e più perdita. Siccome sono nella parte già di perdita, quindi se il prezzo stesse fermo, quello che abbiamo visto è che non sta fermo perché ha una volatilità, quindi si è mosso e si muove anche molto, quindi non sta fermo. Però io parto di qui per arrivare qua, quindi devo ancora arrivare nell'area di guadagno. E quindi che cosa vedo? Vedo che ho un guadagno sostanzialmente maggiore rispetto alla perdita. Allora, mettiamo dei numeri, dei contratti di opzione che abbiano un senso, perché in questo momento noi abbiamo massimo profitto 58 euro per una perdita di 41 euro. Quindi mettiamo dei numeri che siano adeguati ad una strategia, cioè tutti i numeri vanno bene, ma insomma qualcosa che sia un po' di più di una pizza. Allora, se
dovesse andare male e noi, attenzione, e noi non facessimo nulla, quindi rimanessimo fermi come dei baccalà a guardare il prezzo, la massima perdita che noi avremmo sarebbe di 400 euro. Quindi, vedete, 417 euro. Quindi se il sottostante, noi abbiamo definito che abbiamo trovato il treno in salita, ma lui prende e se ne sta sotto, rimane qua. E a scadenza lui rimane lì, noi, se non facciamo niente, ripeto, noi avremmo 400 euro di perdita. Ma se va nella direzione giusta, noi ne avremmo 600. Quindi abbiamo un vantaggio sul un margine di vantaggio sul guadagno. Quindi se guadagniamo, guadagniamo di più che se perdiamo. Quindi vedete che questa cosa è una cosa che ha senso, ha un senso matematico, no? Se io avessi anche una probabilità del 50%, che questa strategia, cioè facciamo un discorso ad ampio raggio, no? Cioè, grandi numeri, io faccio tutte strategie senza fare analisi, così, alla Carlona, il 50% di probabilità di riuscita, perché se faccio le cose così, senza aver messo niente di migliorativo, come l'analisi o il trading system, 50% di probabilità. Se io ho 50% di probabilità, vuol dire che una volta guadagnerò, una volta perderò, un po' come rosso e nero quando si gioca al roulette. Però la perdita e il guadagno è uguale. Per cui, sostanzialmente, se si fa un percorso lungo una vita puntando rosso e nero, non c'è guadagno e non c'è perdita. Questa è per la legge dei grandi numeri. Mentre invece, se io ho un rapporto così, cioè che quando perdo, perdo 400 e quando guadagno, guadagno 600, sicuramente anche solo col 50% io ho un equity line, cioè un guadagno, la mia equity line sarà verso il guadagno e non verso la perdita. Se poi aggiungerò anche che se per esempio rimanesse in questa posizione, dovesse scendere, quindi è contrario all'analisi che io ho fatto e ci faccio una piccola modifica, dipende sotto modifica perché dipende quando avviene l'evento, io faccio una modifica di questo tipo, per esempio, aspettate che mettiamo qua, viene meglio. E vedete che io ho modificato la mia strategia, la sto modificando sostanzialmente, ecco qua, e non è più 400 euro la mia parte di massima perdita, se abbiamo detto che è qui, il prezzo è qui, e se è qui io faccio questa mossa, quindi la sto portando in su, quindi è diventato già di 200. Non sarà magari questa la mossa che faremo, ma però potrebbe essere questa. E magari accompagnata poi anche da un altro aiuto, volevo solo farvela vedere che eccola qui. E in questo caso noi avremmo fatto una modifica, magari non è questa, solo per farvi vedere che i disegni delle strategie, i payoff, vengono modificati, sono dinamici, non sono statici. Quindi quando si parte con una cosa, ma poi si arriva ad un'altra. Quindi sostanzialmente, se appunto posso modificarlo, se l'evento avviene che ci sono ancora i prezzi a disposizione, eccetera, io non ho neanche 400 euro di perdita, magari ne ho 300, 200, neanche uno, non lo so. Quindi posso intervenire. Ecco. Però vediamo un attimo, quindi strategia di tipo fuori, perché io devo fare una scelta, faccio una strategia che ha questa convenienza, così, che ha questa convenienza di rapporto guadagno-perdita, oppure una che ha più velocità. Quindi se il mio sottostante mi fa il 10%, io quanto guadagno sostanzialmente? Allora, applichiamo questa strategia, diciamo il software che noi vorremmo fare proprio questa.
Facciamo, abbiamo visto prima, sottostante si muoveva del 14%, facciamo un movimento del 14%. Quindi, se vi ricordate, vediamo nell'interno di questo movimento qua, di questo movimento, che cosa succede alla nostra strategia se noi l'avessimo fatta. Abbiamo fatto il 14% di movimento, quindi il prezzo che prima era qua è andato al 14%, è andato qui. Allora, voi vedete che ancora no, non è sulla linea dei 600 euro, ma lui sta percorrendo la linea della Tnao. Diciamo che siano trascorsi anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una decina, 15 giorni, no, quindi dobbiamo imputare i giorni perché anche quelli sono passati, e quindi modifichiamo i giorni. Eccoli qua, i 14 giorni, quindi abbiamo fatto una simulazione di che cosa sarebbe successo in quell'occasione là, se noi avessimo fatto quello con una strategia di tipo fuori. Che cosa vediamo? Vediamo una cosa interessante, che saremmo in guadagno con i prezzi appunto che fa, quindi reali, che farebbe il market maker, di 465 euro rispetto ai 582 che dobbiamo, che sarebbe il massimo guadagno. Il prezzo sappiamo che si muove secondo questa linea, perché l'abbiamo visto nell'altro filmato, la linea della TNAU, non questa del payoff, perché off è scadenza, quindi questa della TNAU si sta muovendo, e manca ancora questo spazio. Quindi lui o deve fare ancora tanta strada per congiungersi, o dobbiamo aspettare che passi ancora tanto tempo per poter avvicinarsi qua. Però se ci arriva questa informazione qua, noi dobbiamo, siamo al 79%, all'80% del nostro guadagno. Allora, se noi superiamo l'80% del nostro guadagno in solo 14 giorni, mentre ne avevamo, non mi ricordo più esattamente quanti fossero, 62 mi pare, 62 giorni, quindi noi prendiamo più soldi, più della metà del premio massimo in meno della metà del tempo. In effetti, in 14 giorni abbiamo preso il 79, l'80% del premio. A questo punto la strategia va chiusa, perché è difficile sapere quando aprirle, ma è anche difficile sapere quando chiuderle. Le strategie vanno chiuse quando io ho più da perdere che non da guadagnare, perché da guadagnare mi è rimasta la differenza da 4,65 andare a 5,82, che sono 110 euro circa, 120 euro. Ma da perdere, se mi torna indietro, io ho 582 euro, perché quelli li posso prendere adesso. Quindi io mi fermo e chiudo la mia strategia. Quindi abbiamo visto che una strategia di tipo fuori va a prendersi 582 euro con un movimento del 14%. Questo è quello che abbiamo visto. Ricordatevelo, perché adesso facciamo una strategia di tipo dentro, cioè dove il sottostante è già qua. Quindi, e poi finisco, quindi qui ci siamo. Chiudo un attimo. Bene. Adesso facciamo una strategia di tipo fuori. Di tipo fuori la facciamo sempre con le call. Vediamo un po' di disegnarla intanto. Dunque di tipo dentro, quindi una call comperata a 3,3, una call venduta a 3,5 ed eccoci qua. Quindi noi abbiamo adesso il sottostante che è nell'area di guadagno invece che essere nell'area di perdita, cioè quello che volevamo. Facciamo la stessa dimensione di contratti di quella precedente, quindi che erano 10,
E che cosa vediamo? Vediamo purtroppo, ma questo ve l'avevo già detto, che abbiamo un rapporto sfavorevole su guadagno-perdita. Cioè abbiamo 245 di massimo guadagno, 755 di massima perdita. Questo è quello che abbiamo. Però siamo già nell'area di guadagno, quindi qui guadagniamo anche se sottostante dovesse stare fermo o ritrovarsi lì a scadenza. Vediamo appunto che cosa succede se fa un movimento del 14%. Scusate un attimo perché prima di tutto devo dire al software che effettivamente la strategia avete ancora da finalizzare, non le ho ancora detto che mi va bene, quindi l'applichiamo, mi va bene, ok. A questo punto facciamo il 14%. Il sottostante si muove del 14%. Anche qui facciamo passare, trascorrere un po' di giorni. Come abbiamo fatto di là, mi pare, eccoli qua, 14 giorni, abbiamo fatto scorrere, e che cosa vediamo? Vediamo che siamo a 185 su 245, quindi anche qui abbiamo, è questo, il payoff e la curva dell'ATNAO. Anche qua ci manca ancora qualcosa per arrivare in guadagno, però vale la regola di cui abbiamo parlato prima, cioè se stiamo guadagnando di più del 50% in meno del 50% del tempo, e difatti sono passati 14 giorni, noi stiamo guadagnando anche qui più o meno la stessa percentuale di quella che abbiamo guadagnato nell'altra tipologia di strategia. Siamo attorno al 75%, quindi leggermente meno si guadagna con questo tipo di strategia come percentuale, ma decisamente meno come soldi, la metà quasi, rischiando il doppio. Quindi conoscere anche il tipo di strategia è fondamentale, cioè, quale fare. Quindi concludo dicendovi che cosa? Dicendo che fare un abbonamento a un sistema che già vi propone le strategie già fatte, e vuol dire che tutto il ragionamento che noi stiamo facendo in questi primi webinari e quello che abbiamo fatto oggi sono già stati fatti, e voi potete trarne vantaggio magari proprio vedendo come fanno gli esperti a fare le strategie. Quindi sì, ci sarà, chiaramente è un costo, va bene, però avete già tutto un lavoro, non dico risparmiato, ma che potete vedere, e quindi è anche un sistema per fare training e quindi imparare qualche cosa. Lavorando si impara. Vi faccio vedere, per esempio, una strategia che è stata proposta. Naked put su Ferrari, e che poi è stata modificata. Quindi è stata fatta, e poi, siccome Ferrari ha avuto un ritracciamento, è tornato magari indietro, perché questo era un trend rialzista, è stata modificata. Ed è quindi, vediamo un po' questa strategia com'è, tanto per farvi vedere che arrivano le mosche. Quindi noi andiamo sul click dove c'è la lente, vedi? Quindi vediamo la nostra strategia, come fa il payoff, di come è fatta adesso. C'era scritto, vi ricordate, qui siamo nelle naked put, cioè put scoperte. Nella realtà vediamo che invece adesso è coperta, come mai? Adesso si compone di queste strategie, quindi di una put coperta con questo strike, 92, 2 put 80 e vendute 2 put 88. Come mai adesso abbiamo
una strategia che fa così. Andiamo a vederlo nello storico, perché è successo nel tempo. Quindi noi andiamo nello storico e vediamo che quando è nata la strategia, effettivamente è stato fatto, era una naked put. Quindi era una put che aveva un suo guadagno e un rischio, tra virgolette, non conteggiato verso l'infinito, cioè verso lo zero del titolo. Naturalmente tutte fatte con quantità 1, una opzione, una. Quando vedete 2 vuol dire che voi dovete seguire, se fate 10 dovete moltiplicare per 10 questi valori. Quindi queste sono quantità per poterne costruire una sola. Quindi è nata così, con una venduta. Per fare la modifica si è dovuto fare questo lavoro qua. Sono messe a mercato queste opzioni qua. È stato fatto quando il prezzo faceva 93 e quindi la strategia è stata portata in questo modo. Adesso, in questo momento, la strategia, eccola qui, è in guadagno di 305 euro per ogni contratto che è stato fatto. Poi qua ci sono le greche, naturalmente, che potete valutare, potete valutare i delta, i gamma, cioè tutte quelle cose che poi vedremo magari nel webinar della prossima volta. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso se è stato un po' pesante magari vedere tutte queste cose. Però le opzioni purtroppo sono un po' complicate, danno molto soddisfazione, ma come tutte le cose poi si ha più soddisfazione se si lavora un po' di più. Bene, grazie per l'attenzione e alla prossima. Bene, grazie a tutti, sono Stella Boso, ciao Tiziano. Ciao, carissima! Ciao, ho seguito il tuo webinar purtroppo solo per metà del tempo perché era un appuntamento, però ho visto un po' di domande dei nostri partecipanti. Allora volevo avvertire tutti i partecipanti, che verrà inviato questo webinar, per cui verrà inviato a tutti la registrazione. E poi, come al solito, ho visto delle cose molto molto interessanti e sono molto contenta anche del nuovo progetto che stiamo facendo con i nuovi webinar. Quindi ringrazio te, ringrazio tutti i partecipanti perché stiamo veramente facendo con Five Rock Capital un percorso sulle opzioni molto differente rispetto a quelli visti fino adesso, davvero grandi. Grazie a te Stella, grazie Allora, grazie di nuovo a tutti e buona giornata. a te. Arrivederci, buona giornata a tutti.